Beh, c'è mancata cattiveria, voglia di vincere lo scudetto, perché non si può venire a Fasano così morbidi, così leggeri. Loro sapevamo che loro davano tutto e noi non ci possiamo presentare qua e pensare già di avere lo scudetto in tasca o di passeggiare in questo campo. Non si può, e sabato bisogna cambiare registro, bisogna resettare, perché sennò è inutile anche giocare. Bisogna avere gli attributi per giocare queste partite, per chiudere le partite in trasferta, le serie in trasferta, e questi non siamo quelli di Brixen. A Brixen abbiamo fatto due grandissime partite e dobbiamo continuare con quella cattiveria. Ecco, perché secondo te avete sbagliato completamente approccio a questa partita? Pure le motivazioni non credo mancassero. Non lo so, onestamente non lo so. Palazzetto da avversario bellissimo che ha sospinto la squadra di casa tutto il tempo, ma noi non possiamo giocare così e non dobbiamo giocare così. Abbiamo fatto tanta strada, tanti sacrifici, la società ha fatto tanti sacrifici per arrivare qua e noi non possiamo giocare una partita del genere. Ecco, ora avete qualche ora di tempo per riflettere, per caricarvi, per ricaricare le batterie. Sì, dobbiamo ricaricare, dobbiamo resettare. Sabato si ricomincia da zero, ogni partita ha la sua storia, ma sicuramente ci vuole molta più cattiveria di oggi. Oh, prima di tutto, sabato un'altra partita. Oggi non perfetta, ma è una buona partita. Anche Leban gioca molto bene oggi. Vediamo, sabato un'altra partita. Ecco, avete avuto un approccio sulla gara, un approccio importantissimo. Sassari ha sofferto tantissimo la vostra aggressività, la vostra velocità, le vostre ripartenze. Credi che possa essere questo il copione anche di gara 3? Sì, gara 3 di più. Anche in questa, io volevo dire palazzetto, ma in questa palestra e questa tifosi, noi vogliamo giocare e vincere per loro. Gara 3, noi corre di più, rimessa veloce di più, sicuro. Anche perché non vi mancherà sicuramente sabato il calore, l'affetto, la spinta del vostro pubblico che non ha mai smesso di cantare e di incitarvi. No, questa non è, io dico sempre, questa non è una squadra, Fasano è una famiglia. E per questa cosa io rimano in 3 anni qua, questa è mia famiglia, adesso io voglio solo vincere per loro. Ecco, ma 3 anni, ma ci sarà anche un futuro di Astam in Italia a Fasano? Vediamo. Non è ancora deciso? No. Perfetto, ora intanto focus sulla partita di sabato, no? Sì, adesso è solo, ripeto, solo per vincere adesso.